Il consigliere comunale di Scafa Giordano Di Fiori ha chiesto l'attivazione di un tavolo tecnico in prefettura Pescara per l'emergenza idrica. I malumori arrivano sia dai cittadini sia soprattutto dal mondo agricolo che sta soffrendo per la mancanza d'acqua. Di Fiori e il sindaco di Scafa Giancola hanno incontrato il prefetto e il direttore del consorzio di bonifica Centro Stefano Tenaglia perché la situazione è diventata insostenibile. Gli amministratori chiedono al consorzio di azionarsi per cercare di arginare la mancanza d'acqua. Sono mesi che il nostro territorio, soprattutto ovviamente la zona agricola del nostro territorio, è interessata da un'emergenza idrica. C'è una carenza di erogazione dell'acqua da parte del consorzio di bonifica per orti e campi. Ci sono stati problemi tecnici, le pompe che servivano per attingere l'acqua dal fiume Lavino si sono rotte, successivamente sono state riparate, ma il problema fondamentale è che la condotta è vetusta. Quindi se non si investe sul rifacimento della condotta idrica, il problema non si risolverà mai. Ci sono frequenti rotture che comportano ovviamente una perdita di acqua, una perdita per quanto riguarda il tempo della erogazione. E ovviamente coloro che fanno agricoltura, ma anche i privati cittadini che hanno orti e che comunque hanno investito, si trovano in grosse difficoltà. Nel contempo, e qui c'è l'ironia della sorte, il consorzio, i canoni concessori per l'irrigazione li pretende e li ha pretesi. Quindi c'è molto malcontento da parte della cittadinanza. Voi cosa state facendo per, diciamo, contenere questa emergenza? Siamo naturalmente intervenuti sostenendo investimenti notevoli per ripristinare l'impianto a pieno regime. Il problema è legato alla mancanza di risorsa idrica. Avete fatto delle riparazioni? Riparazioni per già un ammontare di 54.000 euro e in più stiamo intervenendo in questi giorni su un'altra grossa riparazione che partirà la prossima settimana. Insomma, non restate con le mani in mano. Assolutamente no. Noi sappiamo che il precedente commissario aveva predisposto un progetto di investimento sulla rete idrica, si parla di 250.000 euro. Questi fondi che dovevano arrivare dalla regione Abruzzo non sono ancora arrivati, stiamo aspettando.